Oggi realizziamo una ricetta con il foie gras. Con la macchina andremo a realizzare una ganache di foie gras che servirà come complemento e ingrediente a un piatto tutto a base di foie gras. Abbiamo preso 4 kg di foie gras, l'abbiamo aperto e messo una notte con 2 litri di latte e 2 litri d'acqua. Dopodiché andremo a pulire il foie gras da tutte le vene e in macchina aggiungeremo dello zucchero a velo, sale e porto. Apriamo il foie gras e delicatamente con una pinzetta andremo a eliminare tutta la parte venosa. Allora, mettiamo il foie gras all'interno della macchina, chiudiamo la macchina, lo portiamo a cottura a 58 gradi. Quando è arrivato a 58 gradi stabilizziamo per 2 minuti, sempre a 58 gradi. RoboCubo cuoce a vapore indiretto. Grazie ad un intercapedine dove facciamo correre vapore in pressione, riusciamo a cuocere rapidamente ma in maniera molto accurata e gentile. Dopo aver ultimato la cottura a 58 gradi e stabilizzato per 2 minuti, inseriamo il zucchero e il sale. Raffreddiamo il composto intorno ai 30 gradi, poi inseriremo i liquidi dall'alto. Il foie gras ha una tendenza dolce, amara, quindi lo possiamo abbinare tranquillamente o di nuovo a un vino rosso o, avendo questa parte intrinseca di dolcezza, possiamo abbinarci un passito. Il Sauternes sarebbe il vino giusto per l'abbinamento, perché ha l'alcolicità giusta ma anche la dolcezza giusta per fare questo abbinamento. E avremo le nostre sfere di foie gras. Adesso abbiamo fatto le nostre sfere di foie gras. Prendiamo 2 scalope di foie gras, le cuociamo a 60 gradi per 8 minuti e poi le scottiamo in padella. Adesso passiamo la nostra sfera di foie gras in un succo di lampone con gelatina vegetale. Una salsa di lampone, una salsa alla rosa. Il nostro piatto è pronto.